No, ho saputo ancora lunedì sera, dopo, mentre stavo festeggiando in vista dei portieri, mi ha detto guarda che devi finire il festeggiamento a breve perché dopo domenica giochi tu. E quindi ho avuto una settimana di tempo per controllare le emozioni, diciamo. Hai bevuto meno rispetto agli altri. Sì, no, esatto. Come ti sei sentito? No, sono andato avanti a festeggiare, festeggiato anche il giorno dopo, poi basta, dai. Faccio il bravo. Senti, ci parli un po' di te, delle tue sensazioni che hai avuto in campo oggi? Ma ti dirò... Aspetta, mi dicono nello studio che eri uno dei più scatenati, io non ero alla festa, Carlo della Mera, là, insieme alla nostra già schiavo, Andrea Moretto. Diciamo che sì, a me piace festeggiare, poi dopo tutti insieme mi faccio prendere, quindi ero uno dei più scatenati. Ma senti, sei in questa roda, il campo serio, un campo, cioè ci ha messo tutta la vita anche oggi. Esatto, io durante la settimana cerco di fare il meno serate possibili, se vinciamo le facciamo domenica, altrimenti mi vieto anche quelle. Ti chiediamo insomma quali sono le tue aspettative per il futuro a questo punto? Ma non lo so, adesso vorrei continuare col Padova io sinceramente, stare in B col Padova, poi dopo dipende tutto dall'Atalanta, quindi non posso decidere io nel mio futuro. Grazie a voi. Bocca al lupo. Crepi.